aprite la parola di Dio nel libro dei numeri. Alleluia. Libro dei numeri, capitolo 35. Numeri capitolo 35, leggeremo tre versi, il verso 26, 27 e 28. Alleluia, se avete trovato il riferimento biblico dite amen. Grazie a Dio per la sua parola. Ma se l'omicida in qualsiasi momento esce dai confini della città di rifugio dove era fuggito, e il vendicatore del sangue trova l'omicida fuori dei confini della sua città di rifugio e lo uccide, il vendicatore del sangue non sarà colpevole del sangue versato, poiché l'omicida avrebbe dovuto rimanere nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote. Dopo la morte del sommo sacerdote, l'omicida può invece tornare nella terra di sua proprietà. Amen. Alleluia. Signore benedica, potete accomodarvi. Alleluia. Grazie a Dio per la sua parola. A questo punto manca poco tempo alla conquista e alla distribuzione della terra promessa fra tutte le tribù di Israele, e Dio dà delle direttive prima ancora che loro prendano possesso della terra. Dio dà delle direttive in che modo distribuire la terra. Le tribù più numerose avrebbero dovuto avere una porzione più grande, le tribù più piccole avrebbero dovuto avere una porzione più piccola, e poi ha detto che dovevano esserci sei città di rifugio, tre da una parte del Giordano e tre dall'altra parte del Giordano, perché se ricordate, due tribù e mezzo del popolo di Israele avevano chiesto a Mosè di poter avere la loro eredità da questa parte del Giordano, non esattamente dove tutti quanti gli altri avrebbero avuto la loro porzione. C'era una bella zona, c'erano dei pascoli verdi, erano due tribù e mezzo che avevano molto bestiame, quindi hanno fatto questa richiesta a Mosè, e Mosè concesse la loro richiesta dietro la loro promessa, il loro impegno di andare con il resto delle tribù fino alla conquista di tutta quanta la terra promessa, e dopodiché sarebbero ritornati da questa parte del fiume Giordano per riunirsi con le loro famiglie e godere la loro eredità. E Dio disse: quando distribuirai la terra fra le 12 tribù, assicurati che ci siano sei città di rifugio. Tre da una parte del Giordano e tre dall'altra parte del Giordano, affinché in quella città vi trovino rifugio le persone che accidentalmente hanno fatto morire una persona, hanno commesso un crimine, anche se non in modo deliberato. Quando questo avverrà, ha detto Dio, quelle persone potranno correre e rifugiarsi in una delle sei città, quella più vicina a lui, e nessuno potrà prenderlo e ucciderlo. Dovrà prima accertarsi il fatto che il suo non è stato un omicidio volontario, e dopodiché, se risulterà tale, sarà lui consentito di restare in quella città di rifugio e avere la vita salva. Però, ha detto la parola di Dio, l'abbiamo letto poco fa, se quella persona
che ha commesso un omicidio e che si è rifugiato in una delle città rifugio, a un certo punto decide di uscire fuori dalla città di rifugio in cui si era corso per salvare la propria vita, e lo incontra colui che ha il diritto di vendicare la persona che lui aveva ucciso, e lo uccide. Il vendicatore del sangue non sarà colpevole, perché l'omicida sarebbe dovuto restare nella città di rifugio in cui si era rifugiato fino alla morte del sommo sacerdote. Dopo la morte del sommo sacerdote potrà ritornare nelle terre di sua proprietà, ma fino a quando il sommo sacerdote è in vita, il sacerdote che era stato unto con l'olio santo è in vita, quella persona deve restare dentro la città di rifugio se vuole tenere salva la propria vita. Alleluia. Il nostro titolo stasera è proprio questo: la città di rifugio. Alleluia. Era una sorta di territorio neutrale dove appunto gli omicidi andavano in una sorta di esilio in attesa di essere analizzati, in attesa di essere sentiti. E se poi quello che lui diceva era vero, continuava a restare là ed essere salvo. Nessuno poteva entrare in quella città di rifugio e vendicare un suo parente, reclamare il suo diritto di vendicare il proprio fratello o chiunque possa essere stato che nella sua famiglia è venuto meno come conseguenza dell'azione involontaria di quell'uomo, di quella persona che si è rifugiata nella città di rifugio. Molte volte noi ci troviamo in condizioni tali da non sapere in quale direzione andare. Siamo appesantiti, siamo scoraggiati, siamo frustrati, cerchiamo la soluzione ai nostri problemi e sembra che più proviamo a risolvere i nostri problemi e più le cose peggiorano. Andiamo alla ricerca di una via d'uscita e ci ritroviamo continuamente in dei vicoli ciechi, ci ingolfiamo in molti perché della nostra mente, in molti punti interrogativi della nostra anima, non capiamo, battiamo i pugni sul tavolo perché pretendiamo che una risposta ci venga data, pretendiamo che la nostra situazione diventi chiara alla nostra mente affinché noi possiamo capire. Non capiamo il perché della condizione in cui ci troviamo e non riusciamo a trovare pace, non dormiamo la notte, di giorno la nostra mente è affollata da quei costanti e continui perché, la nostra anima è appesantita, ci sentiamo scoraggiati, niente e nessuno riesce a farci a avere un sorriso sulle labbra, anche quando il sole è così forte da letteralmente spaccare le pietre, noi ci sentiamo freddi, isolati e in perfetta solitudine. Nessuno che sia in grado di offrirci un benché minimo sollievo, tanto meno un po' di conforto e di rifugio. La nostra anima molte volte è in travaglio. L'apostolo Paolo, il più grande missionario dopo Gesù Cristo, l'uomo che da persecutore della Chiesa è diventato un perseguitato, l'uomo che aveva investito tutta quanta la sua vita a conoscere bene una legge, la legge di Dio, per mezzo della quale lui pensava di avere il diritto di perseguitare i cristiani, quelli del nome di Gesù, quelli che professavano Gesù
risuscitato dei morti, quelli che professavano Dio manifestato in carne. Più tardi Paolo, dopo essersi convertito, dice: io pensavo di fare servizio al Signore. Lui pensava di fare servizio a Dio quando uccideva i cristiani o li trascinava in carcere o li torturava per indurli a rinnegare la fede nel Signore Gesù Cristo. E a un certo punto l'apostolo Paolo dice in una delle epistole: io sono travagliato perché quello che non voglio fare faccio, e quello che vorrei fare non sono in grado di farlo. Quello che sta dicendo l'apostolo Paolo è: mi trovo impotente a venire fuori da circostanze e da situazioni con le mie proprie energie, con la mia propria comprensione. E dopo aver esternato il suo travaglio, il suo dibattimento con se stesso, lui dice: povero me, misero peccatore, chi mi trarrà fuori da questa situazione? E poi lui dice: ma io ringrazio Dio per Gesù Cristo nostro Signore, il quale ha dato la sua vita per i nostri peccati, ha sparso il suo sangue per lavarci da ogni iniquità, ha sparso il suo sangue per dare ad ogni individuo la possibilità di essere salvati dalla sua condizione di peccato e di perdizione. Alleluia! Ringraziamo il Dio per la salvezza. La città di rifugio. Gesù Cristo nell'Evangelo dice, rivolgendosi alla folla, e lui vedeva la folla in modo diverso da come la vediamo noi. In una circostanza particolare, i discepoli, guardando la folla, hanno visto semplicemente un grande numero di persone che dovevano essere mandate via, mandali via, così possono procurarsi del cibo. Gesù invece guarda la stessa folla e dice la Bibbia che è commosso a compassione, perché vede in quella folla un gregge di pecore senza pastore. È mosso a compassione, dice ai suoi discepoli: date voi da mangiare a queste persone, siate voi quelli a amministrare a queste persone, piuttosto che cercare di sbarazzarvi di loro, piuttosto di vedere in loro delle persone che devono essere mandate via. Dovete guardare bene e vedere in loro delle persone che aspettano di poter ricevere qualcosa da voi, qualcosa che voi potete fare per loro. Date voi loro da mangiare. E loro sono guardati in faccia e hanno detto: Signore, prima di tutto non abbiamo abbastanza soldi, ma anche se avessimo un bel po' di soldi, qua c'è una marea di gente, non saremmo in grado di supplire ai bisogni di tutte queste persone. Poi forse non te ne sei accorto, ma siamo lontani da ogni villaggio e da ogni città, e ammesso che ci fosse un villaggio qua vicino, non c'è nessun panettiere in grado di fornire tanto pane per tutte queste persone in una sola volta. Non c'è nessun pescivendolo in grado di darci abbastanza pesci per tutte queste persone. Ma Gesù non si è fatto condizionare da tutti i loro dei problemi che loro prospettavano. Noi siamo bravi a prospettare i problemi, noi siamo bravi a vedere ciò che non va, noi siamo bravi a vedere ciò che manca, noi siamo bravi a vedere ciò che non funziona. Ma la nostra responsabilità non è vedere cosa manca, non è vedere cosa non funziona, non è vedere quello che non va bene. La nostra responsabilità è quella di rivolgere il nostro sguardo a Dio e prendere atto del fatto che ciò che per noi è impossibile, per Lui è possibile. Ciò che noi non possiamo fare, Lui è in grado di farlo. Ciò che noi non riusciamo a vedere, Lui lo vede già proiettato nel futuro. Alleluia! Alleluia!
loro da mangiare. E alla fine sono venuti su con lo spuntino, la merendina di un ragazzino, 5 pani, 2 pesci. Non dovete pensare ai pani pugliesi. 5 pani, 5 frittelline, 5 focaccine. Una di quelle focacce, nella migliore delle ipotesi, il meno affamato di noi la mangerebbe in un solo morso, piegata in 2, se è il caso. E dice, è tutto quello che siamo riusciti a recuperare. 5 pani e 2 pesci. E Gesù li prende, li benedice, li spezza, li dà ai suoi discepoli e loro li distribuiscono alla folla. E tutti quanti mangiarono e ci fu pure della rimanenza. Alleluia. Perché Gesù vedeva quello che i suoi discepoli non erano in grado di vedere. Lui guardava le folle e più che vedere i loro vestiti, le loro lacrime, i loro sorrisi, vedeva i loro bisogni. In una circostanza, parlando alla moltitudine che c'era davanti a lui, ha detto: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo. Venite a me voi tutti che avete bisogno di rifugio, di protezione, di rassicurazione, di pace, di salvezza. Alleluia! Perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati. Alleluia! Amen. Nessun altro nome, nessun'altra via. Lo so che l'avete sentito e lo sentirete, è scritto nella parola di Dio. Le cose che non sentirete mai più o che potete sperare di non risentire sono le cose che non sono scritte nella parola di Dio, perché se è scritto qua lo sentirete, lo risentirete, lo sentirete ripetere. L'apostolo Paolo dice, beh, il ripetere non è fatica e per voi è guadagno. Io ho bisogno che mi venga ricordata la parola di Dio. Io ho bisogno che la mia anima sia cibata della parola di Dio, della verità, della spada dello Spirito. Alleluia! Alleluia! E un giorno Tommaso, che non credeva se non ci metteva il naso, ha detto: Signore, tu dici che noi sappiamo dove tu stai andando, ma noi non lo sappiamo. Qual è la via? Dov'è questa via? Qual è questo indirizzo? E Gesù risponde a Tommaso e gli dice: Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E poi parlo un po' del Padre. Il Padre dimora in me, io dimoro in Lui, chi crede in me dimora nelle mie parole, io e il Padre dimoreremo in Lui. Discorsi del genere, non necessariamente questo testuale discorso, ma era questo più o meno il tenore del discorso che Gesù stava facendo. E Filippo alza la mano e dice: Signore, ho una domanda da fare. Tommaso ti ha chiesto l'indirizzo e tu hai detto che tu sei l'indirizzo, tu sei la via, la verità e la vita. Adesso tu ci parli del Padre, ci dici che noi lo conosciamo. Noi non lo conosciamo, faccelo vedere, dimostracelo, presentacelo e noi non ti chiederemo più nulla. E Gesù cominciò a grattarsi la barba, a grattarsi il capo. E Filippo
sono io che voglio farti una domanda. Dopo tanto tempo che io sono con voi e voi ancora non mi avete conosciuto? Vedo quasi Filippo che è pronto a rialzare la mano per dire: no, no, forse mi hai capito male, non sto parlando di te, ti ho chiesto di farci vedere il Padre. Ma Filippo non ha neanche il tempo di sollevare l'obiezione o di ripetere la domanda, perché Gesù dice: dopo tanto tempo che sono stato con voi e voi ancora non mi avete conosciuto, chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Alleluia! Perché c'è un solo Dio, un solo Signore, un solo Salvatore, un solo rifugio, un solo Redentore. Alleluia! Alleluia! E questa città di rifugio, queste città di rifugio, che sono simbolico di qualcosa, così come dice la parola di Dio, le cose del Vecchio Testamento erano ombra e simbolo di cose che dovevano avvenire, cose che ci hanno dato un po' l'idea che qualcosa di meglio sarebbe avvenuto. Qua si parla di sei città di rifugio. Sei è il numero che rappresenta l'essere umano, quindi l'essere umano con tutte le sue imperfezioni, nonostante il suo impegno a voler fare qualcosa è pur sempre imperfetto, perché se chi fa una cosa è imperfetto, quello che fa non può essere perfetto. Amen. Avete mai sentito parlare dell'auto perfetta? Ma qualcuno mi faccia vedere un'auto che non si è mai guastata, che con un litro di gasolio fa 1000 chilometri. Molti anni fa, esiste ancora questa marca automobilistica, è una nota marca automobilistica. E questa fabbrica automobilistica da molto tempo fa dei bellissimi fuoristrada. Allora più di oggi, chi aveva i soldi comprava queste auto per andare a fare dei safari, per andare nei deserti. Uno di questi utenti di questa casa automobilistica aveva comprato uno di questi enormi fuoristrada, si trova nel, ora non ricordo esattamente, facciamo finta che fosse nel deserto del Sahara, ed ha un guasto, rimane bloccato. Passa una carovana di beduini, riesce a far pervenire alla casa madre un messaggio dicendo: sono in questa posizione. Lui rileva la posizione con la bussola e tutto il resto: sono in questa posizione, ho avuto un guasto. Nel giro di qualche giorno arriva una squadra di meccanici specializzati che riparano il problema, risolvono il problema, lui riparte, finisce il suo safari e poi torna a casa nella sua nazione. Dopo che è tornato a casa, scrive una lettera alla casa madre del fabbricante del suo fuoristrada per ringraziarli per la tempestività e l'efficacia come sono intervenuti e come hanno riparato il problema. La casa madre risponde e dice: Signore, noi non sappiamo di che cosa lei stia parlando, perché le nostre auto non si guastano mai. A difesa della perfezione della loro auto, hanno perfino negato il fatto di aver mandato una squadra di meccanici, di tecnici nel mezzo del deserto, e sicuramente non gli è costato qualche decina di migliaia di lire, gli sarà costato un occhio della testa, ma per difendere la loro reputazione, il loro nome, hanno negato che ciò era avvenuto. Non sappiamo di che cosa sta parlando, le nostre auto non si guastano mai. Ma è impossibile, perché ciò che l'uomo fa non può essere perfetto.
Perché l'uomo è imperfetto. Alleluia. Non so se avete mai letto il libro Prendimi se puoi. È la biografia di un uomo, oggi avrà forse una settantina d'anni, e fino a qualche anno fa era consulente di istituti di credito di ogni genere, consulente della polizia per aiutarli a prevenire frodi, per aiutarli ad incrementare i sistemi di sicurezza. Ma sapete lui dove ha fatto la sua esperienza truffando? Ha imparato il mestiere del truffatore per poi andare dall'altra parte e dire: ok, se volete posso aiutarvi a prevenire le truffe. Dopo una lunga esperienza, era ricercato dalla polizia di mezzo mondo. Faceva truffe incredibili alle banche, agli istituti di credito, alle linee aeree. Si è spacciato come medico, come pilota, non avendo mai avuto la più pallida idea di che cosa significava guidare un aereo. Eppure lui ha indossato l'uniforme di un pilota, ha viaggiato per mezzo mondo gratis, ha fatto di tutto e di più. Quando poi l'hanno finalmente acciuffato, l'hanno finalmente preso, e dopo un periodo di buona condotta gli consentivano di andare a lavorare durante il giorno, e lavorava in una pizzeria e poi la sera doveva rientrare in carcere. Poi si ritrovò, ora non ricordo esattamente la storia, fatto sta che alla fine lo fecero uscire, lui si è totalmente riscattato ed è diventato un consulente specialista per aiutare a prevenire le truffe, ad incrementare i sistemi di sicurezza. Quando ci sono giochi olimpici a livello mondiale, in varie parti del mondo, il più delle volte è lui là a gestire tutti i sistemi di sicurezza, a istruire i poliziotti, a istruire i commercianti come evitare di essere truffati. E lui ha detto, quando qualcuno mi dice questo sistema è sicuro, per me è una sfida dimostrargli che non è affatto sicuro, perché se qualcuno è stato in grado di fare un sistema sicuro, qualcun altro è in grado di bypassare quel sistema sicuro. In ogni cosa, l'uomo non è in grado di fare qualcosa di perfetto. Amen. L'unica cosa che è in grado di fare in modo perfetto, ma solo per un tempo limitato, è mentire. Ma la menzogna ha le gambe corte. E prima o poi quella menzogna perfetta viene svergognata, e quindi quel po' di perfezione che è consentita all'uomo viene meno. C'è soltanto uno perfetto. Alleluia! C'è soltanto uno che è al di sopra di ogni imperfezione, e quell'uno si chiama Gesù. Alleluia! 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 A proposito, questo signore era figlio di un genitore italiano e uno francese. Quindi questa la dice lunga. Ma questo è il numero 6. Le 6 città di rifugio, che il 6 parla dell'uomo. Con tutto le sue buone intenzioni, non è... E pur pensando ad ogni dettaglio, è pur sempre qualcosa di imperfetto, c'è un modo per bypassare quel sistema, è temporaneo, ammesso e non concesso che sia un buon sistema, è temporaneo, prima o poi viene superato da qualcosa di migliore. Queste 6 città di rifugio rappresentavano il rimedio per la salvezza, ma solo a livello temporaneo. Il rimedio per la salvezza, in cui erano previste appunto certe regole e certe condizioni. La condizione essenziale per l'individuo che si rifugiava in una delle città di rifugio, affinché lui non fosse ucciso, era quella che doveva restare dentro la città di rifugio tutto il tempo della vita del sommo sacerdote che era
che era in vita quando lui è andato a rifugiarsi nella città di rifugio. Dopo la morte del sommo sacerdote, a quel punto l'omicida poteva ritornare alla propria proprietà, alla propria casa, alla propria terra, alla propria famiglia. Ma prima di allora, se lo avesse fatto, e uno di quelli che aveva il diritto di vendicare la persona che lui aveva, di cui lui aveva causato la morte, lui incontrava, poteva benissimo ucciderlo e non essere colpevole di nulla, perché dice la Bibbia, lui sarebbe dovuto restare dentro la città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote. La parola di Dio dice che Gesù Cristo è il sommo sacerdote delle nostre anime, lui è il sommo pastore delle nostre anime. E sapete una cosa? Lui è morto per i nostri peccati, e ciò che noi eravamo adesso non lo siamo più, perché il sommo sacerdote ci ha riscattati dai nostri peccati. Noi non siamo più colpevoli di morte, perché il sommo sacerdote è morto per noi. Alleluia! Gesù è la nostra città di rifugio e Gesù è il nostro sommo sacerdote. Gesù è l'agnello che è stato sacrificato per i nostri peccati ed è il sommo sacerdote che ha sacrificato l'agnello. Senza Gesù tutti siamo colpevoli di morte. Senza Gesù nessuno di noi, nessun essere umano in generale potrebbe essere salvato. E mentre ci sono persone che si disperdono e si confondono le proprie idee, confondono le idee degli altri nel cercare di convincere se stessi e gli altri che Gesù non poteva essere Dio manifestato in carne. Come può, dicono molto spesso, Dio parlare dal cielo, essere in terra contemporaneamente e poi manifestarsi in forma di colomba in tre modi diversi contemporaneamente? Beh, tutto dipende da quale Dio parlate. Se parlate dell'onnipotente, onnipotente significa che lui può ogni cosa, e l'onnipotente, oltre a essere onnipotente, è anche onnipresente. Lui è in ogni luogo. A Natanael, quando si presenta a Gesù, Gesù lo guarda e gli dice: io ti vedevo quando tu eri sotto il piede di fico, non necessariamente perché stavo facendo la pennichella, ma forse molto di più significava quando tu eri un bambino e andavi a giocare all'ombra del fico nel giardino di tuo nonno, io già ti conoscevo, io già ti vedevo. Alla sua udienza una volta Gesù ha detto: prima che Abramo vostro padre fosse, io sono. E c'è soltanto uno che può parlare di se stesso usando l'attributo io sono. Alleluia. Se io dovessi dire, non lo so, ecco, a Gianluca, dovessi dire: prima che tu nascessi, e se io dovessi dire prima che tu nascessi, prima che tu fossi nato, scusa, correggimi Gianluca, perché ci vai a scuola? Un insegnante di mia figlia avrebbe detto: porca oca, perché ci vai a scuola? Prima che tu fossi nato. Se io dovessi dire prima che tu fossi nato, io sono. Tu mi guarderesti in faccia: ah, vai pastore, non si dice io sono, io ero. E come essere umano io devo dire ero, per stare a indicare il fatto che c'ero prima che tu ci fossi. Ma Gesù invece parla di un Abramo che già era bello morto, seppellito, i vermi avevano già fatto un banchetto super spirituale, perché non è che è di tutti i giorni per un verme mangiare un po' di carne di un patriarca come Abramo.
Eppure Gesù dice: prima che Abramo fosse, io sono. E non c'è da meravigliarsi se i giudei in una circostanza hanno preso delle pietre e volevano lapidare Gesù. E Gesù gli dice: aspettate un attimo, per quali delle mie opere volete lapidarmi? Qual è la ragione per cui volete uccidermi? E loro hanno detto: oh, non c'è, le tue opere sono eccellenti, ci fa comodo che tu risusciti i nostri morti, dai la vista ai nostri ciechi, fai camminare i nostri paralitici, per non parlare poi di quei pranzetti nel deserto che sei stato in grado di darci, pani e pesci a volontà, senza pagare neanche un centesimo. Nessuna delle cose che tu hai fatto è la ragione per cui vogliamo lapidarti, ma vogliamo ucciderti perché tu, essendo uomo, ti dichiari Dio. E qua c'è un piccolo problema. E il problema era quello che i giudei avevano percepito. Loro guardavano un uomo che aveva le pretese di essere Dio, quando invece era Dio che si era manifestato in carne. Alleluia. La loro deduzione, conclusione finale era quella giusta, ma il modo come loro lo percepivano era il modo sbagliato. Di conseguenza volevano ucciderlo, volevano liberarsi di lui, volevano non sentire più quelle cose, perché non capivano. Alleluia. E ci sono molti che oggi continuano a girare come il cane che cerca di mordersi la coda e non riescono a capire come può Dio fare questo e quell'altro contemporaneamente. Ascoltate, mentre noi siamo riuniti qua, ci sono forse decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di altre chiese nel mondo dove stanno pregando, dove stanno lodando il Dio. Può qualcuno dire che se Dio è qua non può essere là, o se è là non può essere qua? Ovunque due o tre sono riuniti nel suo nome, Gesù è in mezzo di loro, ovunque. E questo significa tre posti allo stesso tempo, 100 posti allo stesso tempo, 1 milione di posti allo stesso tempo. Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, perché è l'Onnipotente. Può fare ogni cosa. Alleluia. Come può fare questo? Beh, perché non scendiamo a livello terra e parliamo di Gesù? Di Gesù si dice che lui, la Bibbia dice, che lui è il sommo sacerdote ed è anche l'agnello. Il sommo sacerdote, secondo la legge, quando intercedeva per il popolo, doveva prendere il sangue di un agnello, di un animale, e fare, come dire, intercedere per il popolo, entrare nel luogo santo e poi nel luogo santissimo. Doveva mediare per il popolo, doveva intercedere per il popolo. Ma di Gesù si dice che lui è il sommo sacerdote ed è l'agnello. Quindi c'è un agnello da essere sacrificato e qualcuno deve sacrificarlo. Ma quello che lo sacrifica è l'agnello, e l'agnello è il sommo sacerdote. Se andiamo là a cercare di personalizzare ogni attributo di Dio, agnello, sommo sacerdote, il buon pastore, come può essere un agnello e il pastore allo stesso tempo? Ma questo è Dio. Se per ogni attributo noi facciamo, noi lo personifichiamo, non 3, non 4, ma 10, 100, 1000 persone dovrebbero comporre la Deità. Ma non è questo. La Bibbia dice: ascolta Israele, il Signore, il Dio nostro, è uno. L'apostolo Paolo dice al giovane Timoteo: grande è il mistero della pietà,
Dio è stato manifestato in carne, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Chi è stato predicato ai gentili? Che cosa ha predicato Pietro a Cornelio? Che cosa ha predicato Filippo ai samaritani? Che cosa ha predicato Pietro ai giudei nel giorno della Pentecoste? Andate a leggere la parola di Dio. Hanno predicato Gesù Cristo, è solo Lui crocifisso, ed è Lui che è stato manifestato in carne, è Lui che è stato predicato ai gentili, è Lui che è stato elevato in gloria. Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio. Questi, dice Giovanni, è il vero Dio e la vita eterna. Ed è il mio sommo sacerdote, trovo rifugio in Lui e per la sua morte ho trovato la salvezza, che non è solo per me la salvezza è per tutti quanti voi, è per tutta Catania, è per tutta la Sicilia, per tutta l'Italia, è per il mondo intero. Il sommo sacerdote è morto per i nostri peccati affinché noi possiamo vivere una vita che vale la pena di essere vissuta su questa terra ed essere pronti quando l'ultima tromba suonerà e i morti Cristo risusciteranno per primi, e quelli che saremo ancora in vita, in un batter d'occhio saremo trasformati ed insieme andremo ad incontrare il Signore nell'aria e saremo con Lui per il resto dell'eternità. Alleluia. Se l'omicida resterà nella città di rifugio fino a quando il sommo sacerdote muore, allora lui potrà tornare a casa sua, potrà ritornare alla propria terra. Ma se esce da quella città prima che il sommo sacerdote muore e il vendicatore del sangue lo incontrerà, potrà ucciderlo e non sarà colpevole di nulla. Senza Gesù noi saremmo stati in balia del vendicatore. Alleluia. Senza Gesù noi non avremmo avuto alcuna speranza di redenzione. È Lui il nostro Redentore. La Bibbia dice: senza spargimento di sangue non vi è remissione di peccati. E poi dice pure che noi non siamo stati comprati con oro, con argento, ma siamo stati comprati con il prezioso sangue del Signore Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Alleluia. Qualunque sia la condizione della tua anima, Gesù stasera vuole offrirti rifugio e redenzione, vuole offrirti protezione e perdono, vuole offrirti un luogo di pace e vuole offrirti la vita eterna, l'eternità con il Signore. Questo è possibile se tu chiedi perdono a Dio dei tuoi peccati, confessandoli a Lui, perché Lui è l'unico che ti può perdonare, per poi essere battezzato nel glorioso nome del Signore Gesù Cristo. Nel nome di Gesù per la remissione dei tuoi peccati. E poi c'è la promessa del dono dello Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in altre lingue. E lo Spirito Santo, dice la Bibbia, che è per tutti quanti noi, fino a quando il Signore Dio nostro ne chiamerà. E non è ancora finito il tempo della grazia. Gesù sta ancora chiamando, Gesù sta ancora offrendo rifugio, Gesù sta ancora offrendo salvezza. E in una delle scritture del Vecchio Testamento il nome del Signore è definito come un'alta e forte torre. Il giusto, dice la Bibbia, vi corre dentro e trova rifugio. È nel nome del Signore che noi troviamo rifugio, è nel nome del Signore che troviamo protezione, ed è per il suo prezioso sangue che siamo stati riscattati, perché il nostro sommo sacerdote è morto per noi. Alleluia.
Gesù vuole essere la tua città di rifugio stasera. Se non sei mai stato battezzato nel suo nome, perché aspettare domani? Oh, se sei stato battezzato nel suo nome e hai perfino ricevuto il dono dello Spirito Santo, e a un certo punto decidi di uscire fuori da quella città di rifugio, vuoi andare a fare capolino nel mondo, vuoi metterti alle spalle la grazia di Dio. La Bibbia dice che Satana, come un leone ruggente, va su e giù cercando chi egli possa divorare. E sapete che lui può divorare quelli che sono fuori della città di rifugio, perché dentro la città di rifugio il diavolo non ha nessun potere. Dentro la città di rifugio il diavolo non ti può toccare, perché Gesù è la tua protezione. Oh, alleluia! Alleluia! Venite a me, ha detto Gesù, lo abbiamo detto, lo ripeteremo all'infinito. Voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Ed io vi darò riposo. Io sono il buon pastore mette la sua vita per le sue pecore. Il buon pastore ha dato la sua vita per la tua anima, per la tua pace, per la tua protezione. Perché decidere di ignorare il suo invito stasera? O perché decidere che abbiamo vissuto per Dio abbastanza a lungo e una capatina nel mondo non ci farà male? Usciamo fuori dai confini della città di rifugio, scendiamo giù dalla torre di rifugio, quando ormai è passato così tanto tempo, non sapranno neanche che sto uscendo da qua, non se ne accorgeranno neanche, il pastore non se ne accorgerà. E allora, pensi che faccia differenza se il pastore se ne accorge o meno? Pensi che faccia differenza se il fratello se ne accorge o meno? Dio se ne accorge. Ma c'è qualcun altro che se ne accorge pure, ed è il diavolo che gira intorno a quelle città di rifugio in attesa dello sprovveduto che decide di uscire fuori dalla città di rifugio e reclamare il suo diritto di vendicatore del sangue. Stasera Dio ha parlato a qualcuno di voi. Qualcuno di voi che ha bisogno di andare nella città di rifugio, di rifugiarsi in Gesù, qualcuno di voi che ha bisogno di ritornare a Gesù, e non necessariamente fisicamente, perché fisicamente possiamo essere in chiesa, ma spiritualmente siamo nel mondo. Essere cristiano non vuol dire venire in chiesa la domenica sera, il mercoledì, il sabato o qualunque altro giorno possa esserci servizio. Il cristiano fa anche questo, ma no, la cristianità non è fine a se stessa in quelle poche cose, in quelle riunioni, in quei servizi. Essere cristiani va ben oltre quella che è la presenza fisica, l'apparenza, perché la Bibbia dice l'uomo vede la faccia, ma Dio vede il cuore. Mi domando se c'è qualcuno stasera che abbia bisogno di ritornare a Gesù. Se c'è qualcuno stasera che debba decidere di mettere la propria vita nelle mani di Gesù, entrare
in quella città di rifugio che si chiama Gesù. In quella torre di rifugio che si chiama Gesù. Perché ricorda, l'omicida era al sicuro in quella città e se ci fosse rimasto fino alla morte del sommo sacerdote avrebbe avuto il diritto di tornare a vivere una vita normale, riscattato. Era come una sorta di amnistia, un perdono protetto e garantito dal fatto che il sommo sacerdote era morto. E Gesù è il nostro sommo sacerdote. Senza di Lui non c'è sacrificio, senza di Lui non c'è mediazione, senza di Lui non c'è salvezza, senza di Lui non c'è pace, perché Lui è il principe della pace. Lui è il nostro migliore amico, è il nostro consigliere, è l'ammirabile. Cosa ha detto Isaia? Il fanciullo ci è nato, il figliuolo ci è stato dato, l'imperio è stato posto sopra le sue spalle. Notate, fanciullo, figliuolo, il suo nome sarà chiamato ammirabile, consigliere, principe della pace, padre eterno, Dio potente. Il figlio che è chiamato padre. Come funziona questa cosa? È un po' come l'agnello che è il sacerdote. E il sacerdote che deve sacrificare l'agnello è anche l'agnello che viene sacrificato. Il fanciullo, il figlio, padre eterno, Dio forte. Questo è Gesù. È Gesù. Gesù ha dato la sua vita per noi, per te. Alleluia, alleluia. Se non hai lo Spirito Santo, la Bibbia dice che in una circostanza Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete, chi ha sete venga, chi ha sete venga e beva. E dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. E poi Giovanni continua e dice, ora egli diceva questo dello Spirito Santo che ancora non era stato dato perché lui non era ancora sceso in cielo. Quindi se non hai lo Spirito Santo, una delle ragioni per cui Gesù è morto è per darti lo Spirito Santo. E non c'è ragione al mondo di aspettare di riceverlo domani, stasera è il tempo. Perché non ci alziamo in piedi? Gesù vuole essere la tua città di rifugio. L'altare è aperto. Se vuoi che Gesù diventi la tua città di rifugio, vieni. Se vuoi ritornare nella città di rifugio, questo è il tempo per farlo. Se vuoi ricevere il dono dello Spirito Santo, perché aspettare domani? Se vuoi cominciare a vivere una vita che vale la pena di essere vissuta, perché non vai a Gesù stasera e chiedi di entrare nella tua vita e di essere il Re Signore del tuo cuore? Perché ricorda, se Gesù non è Signore di tutta la tua vita, allora non è Signore affatto della tua vita. Chiunque vuole, venite, preghiamo insieme.